versus, ossia contro, dunque opposizione, ma anche versus come orientamento, in direzione di qualcuno o qualcosa. Misteriosa compresenza scontro-incontro, di contatto che procede nel dubbio, nella difformità, nel dissenso non di rado conflittuale, ma che cerca al contempo la scoperta dell'altro e dell'altrove. Io credo che il viaggio sia sempre un rischio che si corre, ci si mette a disposizione della strada, degli eventi, degli incontri e dei rischi. Credo che il viaggio sia effettivamente la nostra intima natura, tutta la nostra esistenza, un viaggio insomma tra la nascita e la morte. Noi vogliamo valorizzare questo cammino di Anselmo. Siamo partiti da una prima parte di documentario, da Canterbury, e racconteremo il viaggio che arriva fino a San Salvatore. Abbiamo pensato di farlo, oltre che con un documentario, con un festival del cinema documentario, che è questo Versus Festival che in questi giorni appunto ha trasformato in una sala cinematografica questa che una volta era la chiesa dell'abbazia di San Salvatore. Di questa serata che abbiamo voluto dedicare completamente a lei. Lei ha curato alcune cose che vedremo, due documentari in particolare, quelli realizzati con Pierpaolo Pasolini. Innanzitutto il fatto che siano tre con il testo di Pierpaolo Pasolini mi fa particolarmente piacere, perché è il 40° anniversario di quella morte tragica e terribile dalla quale ancora non ci siamo più potuti riavere. Il primo documentario che vedrete si chiama Ignoti alla città ed è veramente, come dire, ispirato, derivato dal suo ragazzo di vita. Io sono andata nelle varie borgate di Roma perché i ragazzi vivevano estraniati da Roma, ignoti alla città di Roma, perché i loro padri erano stati deportati durante il fascismo per far posto alle grandi opere edilizie del regime.
mia solitudine a stento, nuvole attarubano il calore del sole. Nero resta il cielo, nero resta il mio mondo. Nero resta il cielo, nero resta il mio mondo. Per me il viaggio dovrebbe essere motivo di crescita personale, comunicare la cultura del viaggio non tanto come semplice spostamento fisico o come movimento puramente turistico, ma più che altro come viaggio interiore, esperienza personale, una capacità di arricchirsi che ha ognuno di noi, che a volte magari non prendiamo in considerazione. Quindi magari lo scopo, o meglio lo spirito con cui andrebbe vissuto questo festival, è proprio quello di cercare di arricchirsi il più possibile in questo viaggio, appunto, di una settimana. Pur stando seduti come questa sera, noi siamo in cammino. Noi siamo in viaggio anche senza biglietto comprato online. La vita è viaggio. È anche quello che ho scritto, soprattutto in questo paese dei coppoloni, che è un libro sostanzialmente di viandanza, una viandanza non lineare come sono queste terre camminate a piedi, terre dove le strade non sono dritte, e però un cammino che è sempre trasferito a questa dimensione più mitica, che consente di riscrivere la geografia e di fare di luoghi anche che conosciamo dei luoghi che si abitano in una dimensione diversa, che è quella appunto mitica, in cui i nomi cambiano, anche un po' la topografia, la toponomastica, che è sempre così, ci dice così tanto dei luoghi, cerca di riacquisire questo suo senso anche di stupore. Qualsiasi cosa abbiate l'esigenza. Dobbiamo essere presenti a quello che facciamo. Che c'è? Sì, Tonino con l'altra ragazza. Siamo qui. La mappa a passi è uno strumento, diciamo, tecnologicamente avanzato, anche se è cartaceo, ed è uno strumento per riappropriarsi delle effettive dimensioni di spazio e tempo, dimensioni umane. In un minuto faremo 100 passi, allora io conto i passi, questo è il cronometro e vediamo se poi è così. 800 passi sono 8 minuti a piedi. In effetti noi misuriamo di solito, confondiamo, misuriamo lo spazio in funzione del tempo, e quindi perdiamo quella che è una dimensione con la quale noi speriamo la nostra esistenza. 50, 51, 52, 54, 60, 61. Per camminare non c'è nessuno nessun motivo per cui uno dovrebbe farlo, se non perché lo ha deciso. Però se lo hai deciso, allora voglio arrivare là a piedi. Perfetto. Io misuro i territori in funzione dei passi, per cui mi ripercorro, mi faccio questo viaggio attraverso questi territori e appunto le misure delle distanze in passi. Yes.
sono dove, tu ti vedi bene, non ti fa mai giurare, se ti vedi a finire. J'ai quitté le Sénégal parce que j'ai une âme et je suis venu aujourd'hui. Là, je travaille comme carré. Mais quand ça me fait quitter, je Domenico era un ragazzetto ossuto, ancora non molto sviluppato in altezza, con due significativissime orecchie a sventola che ne rendevano riconoscibile la figura anche da una certa distanza. Adorava fare la spesa con sua madre. Ci andava tutte le volte che poteva. Maria Rosa ha ringraziato il Padre Eterno per averle dato quel figlio così bravo e servizievole. Doveva essere, pensava, la ricompensa per quell'altra, Samantina, che teneva l'artetica e il pepe in culo. Abbiamo scelto non a caso nel sottotitolo di questa esperienza il superamento del corpo, ma come frontiera ultima del superamento anche della dimensione dell'ego, no? Quindi della necessità per poter vivere in una contemporaneità interconnessa. L'unica possibilità per guardare a un futuro diverso, migliore, è per formarla, cioè in qualche modo tentare di mettere in pratica questa cosa, che ci sembra l'approccio più serio alla ricerca, paradossalmente. E l'incontro invece con Maria ci ha dato una chiave di lettura in più. No, volevo inserire in questo momento la frase di Goethe che mi fa pensare tantissimo ad Alex, che fa così: del resto mi è odioso tutto ciò che mi istruisce soltanto, senza crescere o vivificare immediatamente la mia attività. E siamo stati capaci odiarci fino all'amore, amarci fino alla noia, annoiarci davanti al televisore. E abbiamo sprecato del tempo ad indicarci col dito. E ora ti guardo confusa a levare le foto dal mio armadio. E c'è di non lasciare niente, potresti ritornare e farti male. L'amore che ci siamo dati è un tram che termina la corsa, è quello che non ci siamo. Per queste terre è molto più facile, anzi obbligatorio, perdersi che non arrivare all'albergo a molte stelle. Il viaggio è il problema della storia e del noi essere, volenti o nolenti, dentro la storia. E quando Vinicio mette insieme la memoria, non il ricordo, ma la memoria delle tradizioni, della lingua, delle figure umane e delle terre che sono state attraversate da loro, egli propone il problema oggi di come non abbandonare la partita dell'umano. Che di sembianze cangianti vestiva gli sterpi. Camminante, non inquietarti. Non sono qui a regalarti arti di musica,
né strumenti incantati in cambio dell'anima e pagartela sotto prezzo come fa il diavolo. Sono io la voce del bivio e del trivio, che nel trivio più spesso viene commesso l'errore e corrisposto il denaro. E allora io sono anche la voce del trivio, la terza strada che tutto scombina e conduce al meretricio, al prostibolo, alla dissoluzione, alla tentazione. Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo l'intera via tu potresti mai trovare i confini dell'anima, così profondo è il suo logos. Segui la mia strada bianca, di polvere e vento segni il mio passo stanco. Nostalgia del tempo passate amaro, e ora mi sento morire, mi sento Thank you.
sentimento. Thank you.